Neanche panico la prestazione. Ho preparato due righe da dire in compagnia. No, vai sul palco economico! Ma adesso non so che pensare. Va bene, allora. Ho preparato un testo, due parti. Una parte molto dovrebbe essere molto divertente. È diventata un po' una cagata, cioè un po' così. Ecco, la seconda parte invece dovrebbe essere seria, ma una cagata. Quelle comunque ci sono due parti sono un po' così perché le ho scritte oggi di fretta, se le scrivevo già un mese fa non cambiava niente. Comunque due parti. Nella seconda parte, volendo, se qualcuno non sa cosa fare, prende mano un basso, fa un accompagnamento nella seconda parte, io non mi offendo. Ci sono 26 bassisti stasera, ecco, è ancora così, ancora fuori, cazzo, chi vuole, sì, è uno. Ciccio, super, com'è? Sì, un sottofondo. Adesso dai la seconda parte, io comincio con la prima parte, io. Ma siccome c'è un'aspettativa così alta che sembra una delusione, una figura di me. Comunque, allora, quello che ho fatto un riassunto di quello che io, come tanti voi, ho sentito frequentando da un anno e mezzo questo locale. Intanto non ci vedo comunque. Se no arriva settembre che siamo ancora. Ragazzi mille, ma non ci vedo. Va benissimo, grazie. Allora, gira slow! Perché sta andando il pull social club, era troppo lungo. Gina's Own, perché standard and pull social club era troppo lungo per la signora in ultima fila che non ha sentito. Grazie. È l'età? Sì, lo so, capiterà anche. Allora, riassunto. La vedete signora, ho 32 tipi di cioccolato e 46 tipi di tè. Un tè alla frutta, il tè alla frutta l'ho finito. Tutti i sabati facciamo dei bei concertini blues, rock, country, folk su Facebook, Standard & Poor's Social Club Proudly Presents. Ragazzi, ho perso l'agenda, chi suona venerdì? Poi Laurin, hey mama, hey papa, questa canzone la passano già alla radio negli Stati Uniti. Tra due settimane chiudo, questa sera abbiamo una nuova band, Sweet Home Chicago. Stasera ci sono venuti a trovare dei vecchi amici, Sweet Home Alabama, Reverendo Wilmore Johnson, Sweet Home Chicago. Stasera Spazio Giovani, Sweet Home Alabama, Jam Session, Sweet Home Chicago. Questa la fanno, queste le fanno tutti. Jam Session, Jam Session. No, in re, 20 minuti dopo, ma passami il capodastro, passami la curatora, Sweet Home Chicago. Facciamo tutto noi, tutto cucito a mano. Bello questo, ma devo lavarlo a mano. Metti il bimbo in lavatrice, è tutta lana naturale. La vernissage a Bariloche. Andi, osso po' patatine. La simpatia è l'anticamera della sega. Questo l'ho ripetuto per lui che gli piace tanto. Dottore, ciao Andy, hoi Andreas, Christi Ufus. Ma quante persone hai salutato? Uno. Buonasera, noi facciamo tutti i pezzi nostri, ormai da 20 anni, Sweet Home Alabama. Bene, facciamo passare il cappello ancora una settimana. Poi Petra, noi preferiamo l'offerta silenziosa, retata al Standard & Poor's Social Club.
la cantano Favolo e quanti vigili, ultimi tre giorni, e io sono socio, grazie Andy, grazie Gina, nella bottega Stramma stasera, oi Carlo, mi fai tre fighi, bene, ora facciamo un pezzo nostro, un pezzo molto tranquillo, un pezzo pieno di sentimento, mi fai sette centrifughe, Sweet Home Chicago. Io ho portato pizza e ho portato pizza Sweet Home Chicago. Ecco, adesso ci serve la parte seria, la parte un po'. No, ancora ho fatto questa. Comunque non è colpa mia, ogni volta che facevo una canzone romantica qualche cretino ordinava una centrifuga. Chi è che ha ordinato le centrifughe? Mai bevuta una da te, solo per sempre per il timore, cazzo, adesso fatto una canzone quando suonavo io andiamo le scute. Sto aspettando chi? Tu non ti ricordi, ma io ho già avuto l'onore due volte. Le due feste erano ponente, sì. E tu le hai scordate, si le rimosse, ci credo. Allora, adesso arriva la parte un po' più seria. Detta anche la parte da paraculo, perché è un po'. È un po' così. No, Renato, pedale. Sulla pedaliera, guardami, guardami pedale. Quando lo dice lui, guarda, lui. Metti la prima, vai. C'è il coro. No, pizza. Allora c'è qualche cos'altro. È scaduta la garanzia. Riprendo da l'ultima parte della prima parte, così faccio anche contenta la signora che eccola allora. Sweet Home Chicago, oh Vincent, gli ho portato pizza. Sweet Home Chicago. Sì. Un po' violento e va bene che io di musica non ci capisco. Gira solo. Ma che sta andando pur social club appunto era troppo lungo. Gira solo. Un luogo. Molte idee. Due voci. Un rasta. Girasom, dove vengono a cucire le vecchiette, dove vengono a bere la cioccolata e la centrifuga, le mamme con i bambini, i musicisti dopo le prove, i pirla, e parlo meno per me. Girasom, prodotti locali fatti in casa, birra buona, in nessun altro bar, live si chiacchiera con tutti e si attacca a bottone come qui. E qui si attacca a bottone nel vero senso della parola, perché fanno anche vestiti. Girasom, corsi di Tai Chi, di Pilates, di improvvisazione teatrale, anche se poi non è venuto a fare nessuno, ma ci sono stati! Potevate venire adesso a ridere, Girasom, 97 concerti con musicisti locali e internazionali e tutti a ingresso libero! Un applauso! Ci sono stati Sam Sesso, Morisco, Greta Macolombo, Bobby Quarti, Lolo, Wilmo Johnson, Oscar Ferrari, Kendall Camilla, Aldo Influenza, meno a Tocchi, Edo Abi e il meno insolvibile, Aldo Influenza, sì a Tocchi, l'ho già detto, White Five, Gino Abiel, Danny Rufus, Big Winters e tanti altri che non ho visto tutti, quindi non me li ricordo tutti. Adesso arriva la grande parata di culo. Allora, Girasom, tra centrifughe, vestiti, lana, concerti,
Pecciotte, Pirra, parlavo sempre di me, qua dei vigili, concerti, e gente simpatica mostrava un'altra Lives. E siccome non è vero che Lives non è punta, come all'inizio dicevano, almeno una parte di Lives e una parte di Livesotti è punta. E adesso seriamente, un posto dove uno dice io voglio fare, veniva qui e faceva, cosa che non è sempre facile, tantomeno a Lives. Questo era, io penso, un pacchetto aperto a tutti, e un ringraziamento a chi in qualsiasi maniera, da musicista, da cantautore, da pittore o qual'altro, volesse avere uno spazio per esprimersi e per arrivare ad un pubblico, qui ce l'aveva. Ma anche le cose belle devono finire. C'è chi piange, c'è chi ride, la bottega stampa chiude, e ora il Rasta e la signora e la consorte dicono basta. Dedicata ovviamente all'universo femminile, come tutte le poesie del mondo vanno fatte, cioè, non è solo 8 marzo che bisogna dedicare il proprio pensiero alle donne, ma è tutto l'anno, tutto il giorno, è tutto il mondo, tutte le crisi. Allora la poesia è questa. Le due guance come quelle di una pantera, le tue gambe come quelle di una gazzella, le tue braccia come le ali di un'aquila. Cazzo, poi ogni tanto potresti anche depilarti.